L'ex Ilva rischia di trasformarsi in una bomba sociale. I sindacati lanciano l'allarme dopo la fumata nera nell'incontro di Palazzo Chigi tra ArcelorMittal e il governo. Partono gli scioperi in tutto il gruppo, con 12 siti coinvolti per quasi 11.000 lavoratori. E anche l'indotto è pronto a farsi sentire per respingere la richiesta aziendale di 5.000 esuberi. Condizioni provocatorie e inaccettabili tuonano FIM, FIOM e UILM, che incontreranno il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme ai vertici degli enti locali guidati dal presidente della regione Michele Emiliano. Liliana Segre, 89 anni, scrittrice e testimone della Shoah, da oggi vivrà sotto scorta. La tutela le è stata assegnata dal prefetto di Milano, Renato Saccone, dopo le minacce ricevute via web. Non laviamocene le mani, esorta Nicola Zingaretti, che invita a difenderla facendo scudo con la forza delle idee e l'impegno civile. Salvini invece sembra minimizzare. Anche io ricevo minacce ogni giorno, le minacce contro la Segre, contro di me e contro chiunque sono gravissime, sostiene il leader della Lega. Non un processo giuridico come quello nei confronti dei gerarchi nazisti, ma un processo storico, una testimonianza autentica dei presunti crimini del regime comunista. Il centrodestra al Senato presenta un appello per la creazione di un ideale Norimberga del comunismo, un modo, dicono i rappresentanti di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, per fare i conti con uno dei regimi più illiberali e sanguinosi della storia, a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. I cinghiali mettono tutti d'accordo, anche i renziani e i leghisti. In una piazza Montecitorio tinta di giallo dalla Coldiretti, Matteo Salvini e Teresa Bellanova sono sostanzialmente sulla stessa linea d'onda. Ci sono troppi cinghiali, vanno limitati. Di qui la richiesta di un piano di abbattimento e la modifica alla legge quadro sulla caccia, così che le regioni possano organizzare piani di prelievo. I cinghiali procurano molti danni all'agricoltura, dobbiamo farcene carico, dice la ministra Teresa Bellanova. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.